Radio Radicale, siamo con Roberto Pella di Forza Italia per parlare del primo DEF del governo Meloni. Allora, come ha trovato le previsioni che sono state fatte nel documento di economia e finanza che vede il nostro PIL per quest'anno intorno al tra lo 0,9 e l'1%, che prevede di utilizzare 3 miliardi di euro per il cuneo fiscale. Allora, il quadro come generale, come l'ha trovato? Beh, indubbiamente è un quadro positivo, nel senso che evidenzia un'Italia in crescita, a differenza di altri paesi europei, in modo particolare la Germania, che è sempre stata un po' la locomotiva europea, in questo momento invece dà dei segnali di recessione, a differenza dell'Italia. Credo che sia stato fatto un buon lavoro in ambito di manovra economica, di cui ne sono anche stato relatore, dove diciamo, il governo ha voluto tenere un atteggiamento prudenziale per evitare diciamo, scelte che potevano magari mettere più risorse in quel momento, ma con il rischio che poi non potessero essere concrete. Quindi credo che il ministro Giorgetti e la presidente Meloni abbiano fatto bene nel mantenere queste stime prudenti. E oggi con il DEF invece siamo ancora maggiormente felici perché è un segnale molto chiaro di un'Italia che sta crescendo e di conseguenza avendo un PIL in aumento consente al governo e al Parlamento di poter stanziare questi 3 miliardi a favore delle fasce più bisognose, quelle che in questo momento hanno anche bisogno di reagire a quello che non solo il caro delle bollette energetiche, ma soprattutto quello che è l'aumento dell'inflazione. Il fatto che il governo abbia indirizzato queste risorse nell'abbattimento del cuneo fiscale, in modo particolare per i lavoratori, è una scelta significativa, una scelta importante, una scelta che condividiamo personalmente anche come Forza Italia, perché, come dicevo prima, in questo momento dobbiamo principalmente sostenere il bilancio delle nostre famiglie, in modo particolare quelle a forte rischio anche di impatto dovuto all'inflazione. Dopodiché, come ho voluto anche indicare ieri, credo che dobbiamo anche tener conto anche di incentivare quelle che sono i dipendenti giovani, come abbiamo fatto anche in manovra economica su iniziativa del presidente Berlusconi, la decontribuzione per gli under 35. Io credo che questa sia una misura che vada non solo mantenuta, ma in qualche modo potenziata, anche perché ieri è uscito anche un altro dato, che in Europa circa il 20% dei giovani sono in rischio povertà nei prossimi anni e quindi dobbiamo in qualche modo aiutarli. Io credo che su questo va fatto un lavoro importante come già indicato dal governo, così come credo che sia importante anche reintrodurre quella norma dei famosi 3.000 euro che erano stati erogati ai lavoratori dipendenti da parte delle aziende, che sono stati utili e importanti proprio perché hanno aiutato le famiglie, i lavoratori ad avere queste risorse che ricordo erano esentasse, nel senso che l'azienda se dava 3.000 euro erano 3.000 euro netti per i dipendenti, anche una fidelizzazione tra azienda e lavoratore sono stati apprezzati, anche questa è una misura che in qualche modo va in quello che è il contenimento e l'aiuto a favore delle famiglie stesse. Quindi devo dire che le previsioni sono positive, auspichiamo che naturalmente possano anche proseguire in quelli che sono gli anni a venire, dove ovviamente l'Italia non potrà che seguire anche un trend europeo ed internazionale, però devo dire che la decisione di ieri, a differenza di alcuni richiami negativi da parte dell'opposizione, non è assolutamente veritiera, perché abbiamo questi 3 miliardi in più e soprattutto devo dire anche grazie al PNRR, oggi ci stanno investendo molto, non peraltro, lo dico in maniera molto chiara e credo che nessuno mi può smentire, non si sono mai viste così tante risorse a favore dei comuni e delle regioni come in questi ultimi anni per il PNRR, anzi c'è il rischio che molti appalti non riescano anche a andare a segno proprio perché non c'è la possibilità da parte delle imprese di poter effettuare tutti questi lavori. Quindi quando l'opposizione dice che l'Italia è ferma, l'Italia non investe, devo dire che questa è una bugia molto più grande di quella che si può dire, perché ovviamente grazie al PNRR, quindi
quindi stiamo parlando di un'altra questione, ma ovviamente il PNR sono soldi che l'Europa ha dato all'Italia, c'è un forte rilancio oggi su quello che è il fronte delle spese in conto capitale. Senta, vuole dire qualcosa anche sul fatto che, diciamo, il debito pubblico diminuirà? Nonostante la fiammata inflazionistica, l'aumento dei tassi, e che nel 2024 il deficit dovrebbe ritornare sul 3%. Sì, diciamo che questo è un grosso lavoro che il governo sta facendo ed è un lavoro anche complesso e difficile, perché non solo c'è stato l'aspetto inflazionistico, ma soprattutto il rincaro di quello che è la spesa degli interessi, perché oggi abbiamo un tasso di interesse che si aggira del 4% per il tasso variabile che tutte le famiglie stanno pagando per quelli che sono stati gli aumenti della BCE. Aumenti che devo dire auspichiamo possano fermarsi, non peraltro oggi la stessa Fed questa sera presenterà quello che sono il bilancio della riunione economica svolta qualche settimana fa, dove auspichiamo che possano fermarci, anche perché, come abbiamo potuto vedere, l'Europa va sempre a traino di quelle che sono le decisioni che la Fed decide. È chiaro che il rincaro dell'aumento degli interessi si è fatto sentire non solo per le famiglie, ma soprattutto per il bilancio dello Stato. Non peraltro stiamo sfiorando quasi 100 miliardi di spesa di interessi che lo Stato italiano sostiene. Quindi il fatto di rientrare in quello che è il deficit, il fatto di rientrare in quello che è il 4,5 per arrivare al 3% è anche un segnale importante che il governo sta dando di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento di quelle che sono determinate scelte come il super bonus, che non possiamo nascondere ha creato un vantaggio per il rilancio delle imprese edilizie, noi su queste siamo sempre stati a favore, ma ha creato anche una forte disparità e anche un aumento di quando del deficit del bilancio dello Stato. Non peraltro le misure correttive vanno proprio in questa direzione nel sostenere questa misura, ma nello stesso tempo di evitare quelle percentuali del 110 che ha portato poi a un aumento delle spese, dei costi delle materie prime e non solo. Quindi devo dire che tutto sommato, nonostante il momento di difficoltà economica che stiamo vivendo a livello internazionale, l'Italia oggi sta dando degli ottimi segnali, non solo di ripresa economica, ma come dicevamo anche di contenimento della spesa attraverso quello che è un rientro anche del deficit stesso. Bene, la ringrazio come sempre, grazie a Roberto Pella di Forza Italia, capogruppo in Commissione Bilancio. Grazie. Grazie a voi.